Buongiorno, un'altra splendida giornata di sole in Trentino Alto Adige e oggi la nostra uscita ha come protagonista il meraviglioso lago di Braies che oggi gireremo a piedi. C'è tantissima gente, quindi porterò sempre la mascherina. Per poter avere l'accesso al lago è necessario prenotare per tempo. Noi volevamo già arrivarci all'inizio della settimana, ma è stato indispensabile prenotare e siamo riusciti a prenotare solo per oggi. Era il primo giorno disponibile per la visita. Ecco qui la meraviglia del lago di Braies. Luca ci teneva tantissimo a venire a visitarlo. Io sinceramente preferisco posti un po' meno affollati. Comunque l'acqua di questo lago è sempre qualcosa di spettacolare. Quest'inverno ci camminavamo sopra perché c'era la neve. Non so se vi ricordate, se non avete visto quel video, andate a rivederlo, lo trovate nel canale tra i video di gennaio. Personalmente trovo che questo lago sia davvero molto bello, ma anche un po' inflazionato, cioè abbiamo visitato posti probabilmente altrettanto belli. Comunque sì, vi stavo raccontando della prenotazione. Basta scrivere su un qualsiasi motore di ricerca lago di Braies prenotazione, potrete prenotare il parcheggio oppure un ristorante, qualcosa insomma che vi permetta di accedere alle strade che portano al lago, altrimenti dovrete fare come tantissime macchine prima della nostra, marcia indietro. Alle 10 circa, ma partivamo da una zona un'ora abbondante da qui e in parcheggio c'erano ancora posti, considerando, ripeto, che comunque l'abbiamo prenotato al costo di 10 euro lunedì, mi pare. Sì, i primi giorni della settimana. E mi raccomando, per girare c'è l'obbligo di mascherina. Che causa maltempo, sono caduti tantissimi alberi. Il paesaggio, bisogna dire, a tratti è un po' desolante, però se volgete lo sguardo dall'altra parte, la calma, la placidità di queste acque possono infondervi moltissima tranquillità. L'avevamo perso, pensavamo fosse avanti. Chissà cosa si è fermato a fare. Forse ha già prenotato la barca. Consiglio comunque di fare questa passeggiata con gli scarponi, perché vedete, le radici degli alberi possono rendere insomma difficoltosa la camminata. La natura, le radici degli alberi creano una sorta di scalinata naturale che scende, scende, scende fino ad arrivare all'acqua del lago. Cioè bisogna camminare. C'è una scalinata da fare. Quanti gradini? Non sono gradini. Cosa sono? È molto ripida. Dai prof, puoi farcela. Thank you.
la scalinata che abbiamo appena sceso, ma attenzione, attenzione, Luca aveva ragione. Uff, scarpinata anche oggi. Non sono affatto contenta. Qua ci sono un sacco di scalini. Adesso qua li faccio in discesa. Poi adagio, ma tra poco dovrò farli in salita. E con la mascherina. L'asma. La gente. Sarà una bella impresa. Bisogna stare attenti anche a dove si mettono i piedi, perché l'acqua scende dalle stanze rocciose. Ecco Stefano che arriva. Numero uno, amore. Adesso aspettiamo la Clara e Luca. Quando monterò il video dovrò mettere velocità per due. Sì. In realtà ne avevo solo approfittato per fare una pausa prima di riprendere questa salita in cui devo risparmiare il fiato. Ho scoperto che ci sarebbe stato un altro sentiero più basso. Forse. Luca dice che adesso da qua si scende, ma non so se fidarmi. In tutte le panzane che mi ha detto questa settimana, mi pare quasi strano, perché mi sembra piuttosto ripido. Santa pazienza. Come potete vedere, forse Luca aveva ragione, cioè qua il sentiero si snoda a serpentina fino a giù. Forse il peggio è davvero passato. Luchino, volevo solo dirti che anche questa volta avevi ragione. Adesso siamo nella parte che in alto si vedeva più in basso. Io pensavo fosse un altro sentiero e pensavo che Luca mi avesse presa in giro per farmi fare più fatica. Sappiamo che lui è solito costringermi a fare cose tipo ieri salire in cabinovia, però devo essere sincera e... scusate, guardo in basso perché per terra è abbastanza dissestato, ma effettivamente è una passeggiata più avventurosa rispetto a quella del lago di Dobbiacco. Quella era davvero base. E siamo arrivati adesso ad una piccola spiaggetta naturale. Peccato che il sole qui non sia ancora arrivato. Per attraversare questo piccolo pezzo d'acqua bisogna camminare sui sassi. Ecco la mia giovane marmotta. Adesso voi sicuramente vi starete chiedendo, ma visto che sono stata al lago di Braies sia d'estate che d'inverno, quando preferisco visitarlo? Ebbene, d'inverno mi è piaciuto di più, perché è stato strano camminare sul lago, c'era molta meno gente. È anche vero però che non si riesce a fare il giro del lago, almeno noi non ci siamo addentrati perché c'era la neve alta, il lago tutto ghiacciato. Era molto più divertente camminarci sopra. Praticamente la Clara e Luca erano alla ricerca di un bagno e hanno visto il cartello per Malga Foresta. È una malga qui intorno al lago. Indovinate dove stiamo andando? Siamo solo a metà al lago, a Malga Foresta. Come potete vedere, il paesaggio intorno è molto bello, c'è anche un po' d'erbetta, si vede che ci stiamo addentrando verso il bosco e che siamo usciti, insomma ci stiamo allontanando invece dalle sponde del lago.
la vegetazione è meno brulla. Però ragazzi, mamma mia, non vedo l'ora che sia finita questa vacanza di fatica. Ecco, adesso abbiamo lasciato la parte di bosco, c'è una parte di ciottoli, sassi, sabbia grossa, e spero che la foresta sia qua dietro, perché non ne posso più. Poi oggi è anche una giornata particolarmente calda, quindi faccio ancora più fatica. Oltretutto alle 2 abbiamo prenotato in un posto che ci piace tantissimo. Dopo vi farò vedere qualche piatto, se sopravviverò e riuscirò a mangiarlo. Allora, abbiamo perso Stefano. Luca è andato a fare la pipì, spero che non compaia in queste riprese. Comunque abbiamo perso Lobby, che come si dice in dialetto veneto ci ha dato il paion e è sparito all'orizzonte. No, non è il mio Lobby. Vabbè, aspetteremo qui su questa panchina fiduciosi. Quanto manca la maglia, ci hanno detto 1-2 minuti, e infatti siamo in questa valle incorniciata dalle montagne, sì, una valle incantata, c'è pure una pozza d'acqua, e siamo arrivati alla Maiga, dove berrò un succo di frutta per riprendere le energie, qualcosa di zuccherino per riuscire a tornare indietro ed essere alle 2 al nostro appuntamento alla Maiga, in cui abbiamo scelto di pranzare. Stefano ha detto mai mollare. Questo è il posto bellissimo dove siamo arrivati. La Maiga sembra preparare dei piatti super deliziosi, ma è pieno. Adesso che stiamo scendendo, la vita mi sorride, mi sento molto più felice. E poi rispetto a prima non va più quel sole forte, e quindi si sta molto meglio. Comunque sia, Maiga Foresta è un posto davvero bello e bucolico. Se non avete fretta e state visitando il lago di Braves, vi consiglio di fare lì una sosta, di mangiare un po' fuori da tutta la calca e tutta la folla che sicuramente troverete, e vi regalerà una passeggiata di, in un cartello c'è scritto 20 minuti, in uno c'è scritto 30, noi forse ci abbiamo messo 40 minuti, ma perché io ho bisogno di fermarmi, e quindi sì, ci abbiamo messo un po' di più, ma in modo ingiustificato. È una sosta che, se potete regalarvi, ecco, fatelo. Poi è sempre bello perché dopo una grande fatica c'è la discesa. Finalmente siamo quasi ritornati al lago. Guardate che bella, che bel passaggio. Vedete il lago? Quella montagna, sembra di tornare indietro nel tempo. Quando abbiamo detto andiamo o non andiamo, abbiamo votato. Io ho votato per il no, Lattare e Stefano per il sì, e Luca astenuto, quindi ho perso. Sole ombra, si prende un po' di caldo, si prende un po' di freddo. Speriamo che la settimana prossima non si prenda anche la bronchite. Dai, forza! Io in Maiga Foresta ho bevuto un po' di tè e quindi sono piena di energie.